nothing to fear, nothing to worry, it is a known, well-known story, nothing too deep, don't lose your sleep, just another nation goes to reservation. Serbian people, they are so bad, the world would be best if they were all dead. Let's throw some bombs, let's burn them all, put them against them behind the wall. Let's find a new desert, a new location, let's call it the Serbian Reservation. It gives me sorrow, it gives me blues, whenever I hear the CNN news. Kid kills his schoolmates with a gun, Maguire hits another home run. The San Diego Zoo got the new panda, 800,000 killed in Rwanda, 800,000 dead on the scene. Is NATO going to intervene? Noi dal 91 siamo in rapporto con l'Università Aperta di Subotica, dove c'era un centro famoso, si chiamava il Centro per la Soluzione non violenta dei conflitti, che ha partecipato all'Assemblea dei cittadini di Helsinki e al movimento pacifista di quegli anni. Loro hanno aiutato moltissimo anche i profughi, appunto soprattutto della Slavonia, ma anche di Sarajevo e delle altre regioni coinvolte nel conflitto. Oggi loro hanno organizzato un incontro come Università Aperta con il sindaco della città e le ONG dell'area di Subotica e dintorni. Probabilmente ci sarà anche qualche rappresentante di Novi Sad. Hanno invitato anche i rappresentanti delle chiese e la Croce Rossa di Subotica. Vice sindaco di Subotica, signor Mirko Bajić. Uvažene dame e gospodo, se avessimo avuto questo incontro, diciamo, qualche settimana fa, io avessi detto buongiorno e buon soggiorno in nostra città. Poi anche noi e anche gli altri. L'incontro è finito, si monta sul pullman. Qui siamo a pochi chilometri dalla frontiera con l'Ungheria e adesso entriamo veramente nella Serbia sotto i bombardamenti della NATO. Abbiamo un appuntamento con 17 associazioni che hanno firmato anche un documento che alcuni di voi hanno letto, che è apparso sul manifesto. Ci aspettano dalle 18. Condanniamo ogni atto di violenza perpetrato dal centri di potere, per esempio a Bruxelles. Ali osuđujemo sve ono što se čini protiv ljudskosti i u ovoj zemlji, a organizovano iz ove zemlje. Nello stesso tempo condanniamo tutti gli atti di violenza commessi qua da centri di potere di questo paese. Noi vogliamo rivolgerci con questa lettera a tutte le amiche e gli amici albanesi, al di là dove si trovano in questo momento, e dire loro una volta di più, anche in questa situazione, che qui c'è una forte, forse non numerosa, ma una forte comunità della società civile che vuole dare e stringere la mano loro. Ognuno di noi qui che in questa situazione dobbiamo scegliere delle parole, un'attenzione, parlare con voi. Io sono, ne mogu biti potpuno otvoren. Non posso essere aperto come in altre situazioni. O come ho potuto farlo un mese fa. Ova zemlja posredno ili neposredno već 8 godina ratuje. Questo paese sta in guerra in modo diretto o indiretto da 8 anni. Tokom tih 8 godina, naravno, najviše je stradao svet rada. In questi 8 anni è più colpito il mondo del lavoro. E a nome del sindacato nezavisno ci siamo rivolti al generale capo di Stato Maggiore dell'esercito di Jugoslavia di mettere fine a questa pratica. Mezzogiorno e 20, sta suonando la sirena, pochi minuti fa due colpi di antiaerea. Ci troviamo nella zona dove sono state bombardate le case civili. La NATO continua ad attaccare. Nonostante le ultime notizie dei 3 liberati, eccetera. La gente continua a lavorare. Beh, è meglio stare a casa.
perché se ti succede che ti colpiscono proprio al tuo appartamento, la tua casa, non ti fa male tanto, non senti più niente, sei morto e basta. Questa è la cinque guerra che noi, quinta guerra che noi viviamo qua, che Serbia è stata sempre nella periferia della guerra e che sempre ci sentivamo colpevoli per quello che succede nel nome nostro, diciamo che l'aggressione è sempre partita di qua e poi quando la guerra è tornata qua io mi sento troppo difficile parlare nella condizione di certa vittima, di una specie di vittima. Io non voglio cioè, fuggire a questo ruolo e uno dei motivi per cui io ho deciso di parlare di meno con la gente dell'estero è anche forse anche questa, perché è anche una colpevolezza aggiunta adesso che sentiamo per quello che succede nel Kosovo e la posizione un po' dentro di me amorale di non parlare nello stesso tempo di quello che denunciare pubblicamente, cioè come facevamo un mese fa tutto il tempo e adesso cioè, ho avuto dei problemi, dei dilemmi morali molto forti. Abbiamo detto tante volte in questi anni che il militarismo unito sia globale che locale agiscono insieme, hanno la stessa logica e stessa pratica e che chi ha più forze è più responsabile, in questo caso è più responsabile la NATO, per cui una cosa molto semplice che sapevamo e che dicevamo, ma adesso cioè, io mi sentivo primi 10 giorni molto imbarazzante non parlare contro il bombardamento e senza dire contro la polizia, cioè non mettere nello stesso livello, per quello forse il silenzio. Tutte noi abbiamo sentito una cosa che diceva Stasha, come dire che sei contro il bombardamento senza dire che sei anche contro pulizia etnica che si fa in Kosovo, per quello avevamo una goscia. Due settimane durante l'inizio dei bombardamenti, dopo il shock iniziale, noi che eravamo dunque militanti per una società democratica e antinazionalista qui in Serbia, abbiamo capito cosa ci succedeva qui, che dunque eravamo contro la politica di questo regime, che per anni cercavamo di creare una società tollerante e democratica, ma che in questo, con questo intervento della NATO ci siamo trovati tra due mali. I proponenti, 19 paesi proponenti della democrazia ci attaccavano e c'era molta gente, cioè non molta gente, c'erano messaggi che venivano dall'esterno, dall'Occidente, sorpresi che noi non eravamo contenti di questi bombardamenti. Abbiamo visto che l'intenzione di questi bombardamenti difatti risultava in cose affatto contrarie, cioè una cosa era la sorte degli albanesi aggravata al massimo dai bombardamenti, la loro sorte catastrofica. Secondo, la destabilizzazione totale di questa regione, soprattutto della Macedonia e dell'Albania. E terzo, la distruzione della dinamica democratica e delle forze democratiche nel paese in generale. Cioè tutto il lavoro molto difficile e lungo che sia stato fatto qui dagli anni 80 e anche prima, è stato distrutto in un giorno. Anche se vogliamo difendere il nostro paese, abbiamo bisogno di farlo contro un'aggressione che succede dunque adesso per 39 giorni, non vuol dire che con questo appoggiamo il regime. Come persone che hanno lottato e lottano per i diritti dell'uomo, il fatto che la NATO ha causato
la violazione delle leggi universali e internazionali andrebbe contro il futuro lavoro di tutti quelli che lottano per i diritti umani e per la legge e per le norme universali, perché qui abbiamo visto la flagrante violazione di queste leggi. E abbiamo dunque visto che siamo nel cuore di un esperimento, per così dire, di una certa politica internazionale della NATO, delle quali noi siamo le vittime e l'oggetto dell'esperimento, e che questo non augura un futuro buono per tutti quelli che lottano per la democrazia, non solamente in questo paese o nella regione, ma nel mondo intero. Ecco, una visita diretta a Belgrado è sempre scioccante. L'incontro con tante persone, ascoltare come il governo presenta il suo punto di vista, ma come lo sente anche l'opposizione, che si rende conto che questa aggressione, ecco, della NATO ha praticamente soffocato l'opposizione, perché ha dato spazio, ha rinsaldato tutti intorno a Milosevic, e come davvero, ecco, la tragedia, ecco, di questa guerra, che fa sentire l'Europa e l'America come aggressive, e anche perché davvero va contro tutta la popolazione, la quale si trova colpita nei gangli vitali, l'elettricità, l'acqua, ma soprattutto internamente. Sentivo al Patriarcato Ortodosso che abbiamo visitato la sofferenza, dice, anche da un punto di vista religioso. In fondo è il mondo cattolico e protestante che attacca il mondo ortodosso, e fa sentire questa divisione profonda di cui non si sanno rendere conto. Io credo che davvero si veda come la guerra non può portare alla pace, può fare tacere per un momento una situazione, ma crea delle sofferenze, crea delle divisioni, crea degli odi. La guerra porta alla guerra. Bisogna cercare a tutti i costi la pace, insistendo con maggiore determinazione. Si sono fatte delle proposte che erano delle proposte che non potevano forse essere accettate, non si è insistito sufficientemente perché si riteneva, come è stato detto, che bastava un giorno di guerra per ottenere la resa, e invece la guerra è cresciuta, la guerra si è rivelata nel suo volto di uccisione dell'umanità esterna, dell'umanità vitale, ma anche dell'umanità interiore. Io credo che un incontro diretto con la gente di Belgrado e della Serbia ci fa sentire come dobbiamo, noi mondo occidentale, noi Europa, vorrei dire in modo particolare noi Italia, essere più determinati nel far cessare, da una parte sì, l'esodo dei kosovari, che sono tra le prime vittime, ecco, della guerra, ma anche di far cessare questo attacco della NATO, che è un'altra delle grandi vittime di questa guerra, per incamminarsi davvero su un sentiero concreto di pace. Ritorno indietro da questo viaggio con tanta più convinzione rispetto a prima che questa è una guerra inutile, che sta colpendo la popolazione civile, e devo dire che anche stando per 3 giorni lì, in una situazione assolutamente privilegiata, insomma, si avverte il peso di una guerra, delle bombe che cadono in particolare su Belgrado, dove siamo stati per 3 giorni. Devo dire che l'emozione più forte che ho provato è stata quando Belgrado è rimasta senza luce. Una città completamente al buio, io non l'avevo mai vista, e accanto al buio c'era anche il rumore della contraerea, e accanto alla paura, che poi non era tanto, era più che altro l'angoscia di sapere che tante persone sono lì tutte le notti. Un'altra emozione fortissima che ho provato è stata a Pančevo. Insomma, sapere che il mio paese sta conducendo una guerra chimica che sta compromettendo la salute di milioni di persone, delle generazioni a venire. Io spero che tornando in Italia riuscirò a comunicare tutto questo, soprattutto alle persone che hanno la mia stessa età. Io mi ricordo che durante la guerra del Golfo abbiamo occupato le università e le scuole, e sapere che non abbiamo la forza in questo momento di bloccare, come facemmo allora, il paese
motivo di forte angoscia anche per, diciamo, per le emozioni e per i valori che si stanno trasmettendo alla nostra generazione. Free Yugoslavia from silence. Free Yugoslavia from isolation. Free independent media. Free B92. Join AMAC's solidarity action. Free the mind. Free the media. Free B92. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju. Radio Aleksinac. B92. Bajna Bašta. BUM93. Radio Čačak. Radio City Niš. Globus. Indeks Podgorica. Radio Jagodina. Radio Jasenica. Radio Kragujevac. Radio Kraljevo. M+. Radio Montena. Ozor. Radio Pančevo. Radio Pate. Radio 5. Pirot. Radio Požega. Radio Skelani. Sokobanja. Sombor. Trstenik. STV Negotin. Radio Magna.